L'infortunio di Bremer porta la Juventus a riflettere su quello che è il mercato dei difensori, andando evidentemente a cercare quelli che sono dei profili interessanti per poter colmare una lacuna, quella relativa all'assenza proprio di un difensore come Bremer che ha fatto tanto bene alla Juventus in questi anni, ma che ora lascia chiaramente un vuoto importante. E dopo non aver preso un grande difensore quest'estate, perché non hai preso, ok che hai preso Kalulu, ma il tuo grande obiettivo era Calafiori, perché ti sei concentrata sul centrocampo dove hai preso tanti giocatori importanti, ecco che però ora la Juventus si muove e cerca di muoversi forse anche in anticipo per quanto riguarda i difensori. Attenzione che ci è arrivata una notizia particolarmente interessante per quanto riguarda i difensori, e in particolar modo un difensore che può arrivare perché in scadenza di contratto il 2025 e che può essere preso o a parametro zero, chiaramente da giugno in poi, da giugno 2025 in poi, quindi nella prossima sessione di mercato, nella prossima sessione estiva, oppure addirittura anticipatamente a gennaio, con un colpo che andrebbe ad anticipare la concorrenza. Scopriamo di chi si tratta qui se facciamo il sport. Io prima però vi ricordo che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita, quindi iscrivetevi al canale e lasciate like ai contenuti. Andiamo alla notizia. Perché? Perché la Juventus, secondo varie fonti di mercato, avrebbe messo gli occhi su un difensore molto ma molto interessante. Stiamo parlando di Olivier Boscagli, difensore molto ma molto interessante, che essendo in scadenza di contratto rappresenta una di quelle classiche occasioni di mercato che alla Juventus intriga e non poco. È un ragazzo di 26 anni, quindi ancora assolutamente giovane, ma è nella fase, diciamo, di crescita più importante per un difensore, quindi la Juventus andrebbe a prendere un difensore bello che completo. Di fatto, essendo un classe 97, vivere il suo periodo forse migliore da un punto di vista della maturazione, e in questo momento gioca in Eredivisie perché è un calciatore del PSV che è al PSV dal 2019. Nel 2021 lui però firma un contratto, un rinnovo di contratto fino al 2025. Ecco, quel rinnovo non è mai stato rinnovato a sua volta, e quindi attualmente il ragazzo è del 2025 e non sembrano esserci i presupposti per vedere un rinnovo di contratto del ragazzo, quindi Boscagli, per quanto riguarda la sua permanenza in Eredivisie. Quindi questo lo rende un giocatore molto appetibile. Perché? Perché è un difensore mancino che piace a molti e che, essendo a parametro zero, rappresenta un'occasione per chi volesse bloccarlo per giugno 2025, ma anche per chi volesse bloccarlo nel gennaio 2024, chiaramente dovendo andare in quel caso lì a trattare con la società che ne detiene il cartellino, sia il PSV, pagando un indennizzo. Il suo valore di mercato attualmente è intorno ai 30 milioni di euro, quindi parliamo di un giocatore che ha una certa valutazione, quindi prenderlo a parametro zero sarebbe un'occasione importante. E l'idea di potersi privare un giocatore a parametro zero, a zero di fatto, un giocatore del genere a zero, porta il PSV a dire: ma se ci fosse qualche offerta per gennaio noi la prenderemo in considerazione. È un calciatore che è un difensore che piace molto, perché in questo momento molti club, soprattutto italiani, anche l'Inter, sta cercando un difensore di piede mancino. La Juventus ha passato tutta l'estate a cercare un mancino, ed è per questo che questo ragazzo è un ragazzo che può interessare molto. Non è il classico difensore che è super imponente fisicamente, alla fisicità alla Bremer, no, è un po' più piccoletto, è 1,80, ha un fisico un po' più esile, ma il francese sopperisce con un ottimo senso della posizione. È un calciatore tatticamente molto interessante, ha una spiccata intelligenza calcistica che lo porta a essere sempre nel posto giusto al momento giusto, è molto abile nelle letture, questo è un aspetto particolarmente interessante, e ha lucidità e visione di gioco e anche la capacità di impostare, quindi è un mancino con la possibilità di poter, che ti dà la possibilità di poter impostare. Caratteristiche queste che potrebbero piacere non poco a Thiago Motta, che già dall'anno scorso insieme a Giuntoli stavano cercando un centrale che potesse impostare alla Calafiori, per intenderci. Altro aspetto che piace molto a Giuntoli, ma soprattutto a Thiago Motta, è la famosa duttilità, altra caratteristica di cui parliamo sempre, di cui parliamo costantemente, che vi diciamo: attenzione, perché è un aspetto questo che piace molto a Thiago Motta, perché può fare, essendo mancino, il centrale ma anche il terzino sinistro, quindi può fare indistintamente entrambi i ruoli. Boscagli infatti è stato utilizzato sia come terzino sinistro, viste le qualità,
è anche un buon crossatore, ma addirittura in certe partite ha fatto anche il centrocampista centrale davanti la difesa, un centrocampista di rottura, ma comunque un centrocampista che con le sue qualità tecniche riesce a smistare molto bene. Letture da mediano vero e proprio che gli consento di giocare davvero ovunque. E questo è un elemento che piace molto alla Juventus, perché è un calciatore che diciamo ha delle qualità tecnico-tattiche importanti. E nella nuova Juve, per essere un difensore che gioca con costanza, devi essere atleticamente ben messo, e questa è una cosa importante perché la Juventus di Motta si corre tanto, ma soprattutto devi avere delle abilità tecniche importanti. Lui tecnicamente è davvero raffinato per essere un difensore centrale. Ha un'eccellente visione, le letture di gioco di questo ragazzo sono importanti e gli consentono spesso di anticipare le azioni degli avversari e intervenire tempestivamente. Il classico difensore che non ti si attacca dietro puntando sulla fisicità, facendoti sentire il fisico e quindi non facendoti respirare, piuttosto ti aspetta qualche metro indietro ma poi cerca di anticiparti grazie alle sue, come detto, capacità di letture del gioco. E lui è molto bravo a posizionarsi in maniera quasi strategica all'interno della fase difensiva e gli permette spesso di bloccare con grande efficacia gli attacchi offensivi e avversari, chiaramente. A livello di passaggi è uno che, devo dire, difficilmente sbaglia un passaggio, e la sua visione di gioco gli consente di contribuire molto spesso alla costruzione stessa dell'azione. Questo è un aspetto, ripetiamo, molto importante nel gioco di Thiago Motta. È un difensore pulito anche all'interno di quelle che sono le entrate da gioco, cioè il difensore ruvido, tosto, che magari molto spesso punta sulla fisicità, no? È uno di quelli che anche esteticamente è bello da vedere. Questo gli consente quindi di poter fare, come detto, vari ruoli: difensore centrale, il terzino, versatilità che gli consente anche di fare anche il giocatore davanti alla difesa, ma secondo me la Juventus lo prenderebbe per fare il centrale difensivo, e delle ottime capacità tecniche che portano la Juventus a poterlo valutare, quindi un giocatore completo, lo potrebbero valutare per gennaio, cioè la Juventus starebbe pensando di prenderlo a gennaio. E, o meglio, bloccarlo a gennaio. Questa potrebbe essere una soluzione interessante, cioè bloccare il ragazzo a gennaio potrebbe essere interessante. La Juventus col PSV ha buoni rapporti, e secondo me la Juventus potrebbe già fare un piccolo sondaggio per gennaio, cioè sì, ok che è scadenza la Juve, il ragazzo, ma la Juve potrebbe pensare di bloccarlo già a gennaio, pensare di convincere la sua gente di arrivare già prima. Certo, qualcuno potrebbe dire con Thiago Giallo non ha portato benissimo, è vero, però Thiago Giallo veniva da una situazione diversa in cui chiaramente c'erano infortuni e legamenti che era molto più importante. Questo ragazzo non dico che arriverebbe subito a giocare, però avrebbe molte più chance e soprattutto sembra già pronto, sembra bello che pronto, cioè un ragazzo comunque di 26 anni, voglio dire, il 18 novembre farà 27 anni, giocatore maturo che arriverebbe alla Juventus, non dico per fare immediatamente il titolare, però non per fare la gavetta, ecco. Per cui, occhio, tra l'altro su di lui c'è il Napoli, aveva chiesto informazioni il Napoli di Manna quest'estate, su di lui c'è anche l'Inter, perché l'Inter ha dei difensori con un'età abbastanza elevata e quindi sta pensando che l'anno prossimo di prendere i giocatori, guarda caso, un giocatore a parametro zero, l'Inter ci si fionda, quindi attenzione. Oliver Boscagli, difensore francese, potrebbe essere un'opzione. Vi piace, non vi piace? Parliamone qui sotto nei commenti.